Beh, si tratta di fare un adeguamento di quello che già nel 2006 addirittura le regioni concordarono di dover fare, quello di uniformare le concessioni in maniera che fossero eque per tutti. Alcune regioni lo fecero, come il Veneto, la Lombardia, mi sembra, qualcun'altra è un po' più virtuosa, qualcun'altra meno, ma la regione Emilia-Romagna è fanalino di coda in questo senso. Ad oggi io sono in grado di sapere in Lombardia chi ha le concessioni e quanto paga, perché sono tutte pubblicate sul sito internet della regione, in Emilia-Romagna no. Questo è il primo punto che ci è sembrato assolutamente iniquo. Poi la cosa più iniqua è anche il fatto che in Emilia-Romagna si paghi solo ad ettaro, ma non si vada a misurare quanta acqua venga immunta, quando venga pompata e quanta venga utilizzata. Quindi indipendentemente dalla quantità si paga un forfè in funzione della superficie che si occupa per la concessione. Il business delle acque minerali, insomma, frutta molti soldi. Ci sono state anche delle inchieste in passato giornalistiche che hanno dimostrato come di fatto un bene pubblico poi allo Stato e alle istituzioni locali, come dire, arrivino pochi soldi rispetto poi al business che rappresenta. Sì, questo un po' è anche il punto. Diciamo che noi non siamo certamente contro le concessioni ai privati, laddove il privato possa fare un servizio equo e giusto per tutti e in maniera uguale, insomma, a quello che succede anche in altre regioni. Quello che riteniamo assolutamente iniquo è il fatto che non paghino quello che effettivamente viene consumato. Altra questione è proprio quella dell'efficienza degli impianti. Nel nostro progetto di legge è previsto addirittura una scontistica sul fatto che l'azienda che ha concessione possa dimostrare quanto viene emunto e quanto viene imbottigliato per il consumo umano. Chi spreca paga di più, chi non spreca paga di meno, perché ha un margine di sconto. Questo è un modo anche per rendere, diciamo, efficienti quelle che sono risorse naturali e pubbliche. Si sa che appunto le acque minerali spesso producono inquinamento sia per i trasporti sia per l'imbottigliamento in plastica. Lei diceva la scontistica prevedete anche sconti per chi utilizza materiali riciclabili e insomma meno inquinanti? Sì, non tanto materiali riciclabili, materiali riutilizzabili. Noi citiamo il vetro ovviamente come materiale principe, potrebbero essere anche altre tecnologie, poco importa da questo punto di vista. Il fatto è che si premiano quelle aziende che sfruttano l'imbottigliamento con materiali, con contenitori, bottiglie e quant'altro che possono essere riutilizzate e che non debbono andare nel ciclo dei rifiuti. Avete avuto modo di capire se in assemblea legislativa la vostra idea può trovare, come dire, una maggioranza anche trasversale? Ma è un'idea che in realtà non è nuova in assemblea legislativa, era stata presentata anche nella precedente legislatura, dove l'allora gruppo di maggioranza si era detto favorevole alla nostra linea. Speriamo, siccome l'abbiamo appena presentato, ancora non c'è stato modo di avere un'interlocuzione con i gruppi di maggioranza, speriamo che questo gruppo di maggioranza, che è dello stesso colore del precedente, abbia le stesse idee.